ci Allora, siamo con Cristian Calò. Cristian, vuoi spiegare agli amici di Galatina 2000 il fatto, quello che è successo con l'assessore Garzia? Allora, praticamente sono andato direttamente a trovare io e l'assessore Garzia, visto che lui per l'ennesima volta alla riunione dei commercianti sul comune, col sindaco, col vice sindaco e col capo dei vigili e col vice capo dei vigili, non si è fatto vedere giovedì alla riunione e, come le altre volte, non ha voluto mai incontrarci. Noi non sapevamo più come, e non sappiamo ancora come dobbiamo fare per incontrare l'assessore Garzia. Io praticamente mi sono avvicinato all'assessore e gli ho detto perché lui non si era presentato alla riunione dei commercianti, e lui mi ha detto che aveva avuto cose più importanti da fare. Onestamente io mi sono sentito colpito da queste frasi, e le mie testuali parole che ho detto all'assessore sono stato: voi ci avete rotto le gambe a noi, in senso che ci hanno chiuso la piazza, noi vi romperemo le gambe a voi, sempre, ma sempre nel senso politico. Perché? Perché stavamo già raccogliendo delle firme, ne abbiamo più di 700, e non siamo soltanto noi commercianti, sono tutti i cittadini del centro storico, e se ne servono ancora noi ne raccoglieremo altri. E comunque chiedo espressamente, sempre con gentilezza, un incontro con l'assessore Garzia, se è possibile. Quindi non è stato la frase detta, è stata detta con rabbia, cioè finiva lì, non è stata proprio una minaccia, ecco. Magari è stato sbagliato il modo, effettivamente sì, perché quelle parole possono sembrare, però mi è sembrato anche eccessivo una querela, mi è sembrato anche eccessivo denunciare una persona soltanto perché pubblicamente ti ha detto quello che pensava, solo quello. Penso che un politico, qualsiasi politico, se lo deve aspettare, Cioè se avesse voluto fargli il male non sarei andato pubblicamente, no? Cioè, non l'avrei fatto così davanti a tutti, ecco. Paola De Matteis, la titolare della caffetteria della Basilica. Allora Paola, è successo questo fatto dopo l'ordinanza dell'assessore a chiudere il centro storico al traffico, e si è scatenato il putiferio. Ci puoi spiegare, o puoi spiegare agli amici di Galatina 2000, quello che è successo realmente? Sì, è successo che, senza essere avvisati, senza alcun preavviso, c'è stata imposta questa chiusura del centro storico, o meglio, questa chiusura c'era stata proposta nel mese di maggio, e io stessa ero favorevole a questa chiusura perché in quel periodo, in questa piazza, ci sono un sacco di turisti, vengono da tutto il mondo a visitare questa basilica, e io ero favorevole, ero d'accordo alla chiusura per il periodo estivo, chiusura che non è avvenuta per mancanza di fondi, penso di aver capito così, da parte dell'amministrazione comunale, per acquistare i segnali, per ripristinare la segnaletica in una certa maniera. Questi segnali sono stati acquistati in questo mese, e subito è partita questa delibera, senza venire a chiederci se noi eravamo d'accordo, se secondo noi si poteva fare, quindi, perché chi meglio di noi sa dire quello che succede in questa piazza, noi che siamo sempre in questa piazza, chi meglio di noi sa dire quello che succede? E il problema è che noi adesso da circa 2 settimane siamo qua, che non riusciamo ad andare avanti, non riusciamo a incassare più di 20-30 euro al giorno. Quindi non possiamo andare avanti in questa maniera, non possiamo più sostenere questa situazione. Quindi c'è stata una raccolta firme, a quanto vedo. Sì, questa cosa ci ha portato all'esasperazione, tant'è vero che abbiamo chiesto aiuto a tutti, abbiamo chiesto un incontro con il sindaco, abbiamo fatto una riunione dove avevamo invitato anche l'assessore Garzia, che non si è presentato, proprio per arrivare al dunque, a trovare un punto in comune a tutti quanti. E quello che noi proponevamo era di rinviare questa chiusura al mese di maggio e farla per il periodo stagionale, una chiusura di prova. Io stessa mi ero impegnata con l'amministrazione, con tutti quanti, durante quella riunione, a dire che io stessa avrei addobbato questa piazza di tavoli, di sedie, di giochi per bambini, per renderla più bella, più carina, per farle piacere subito come impatto nuovo al turista, ai cittadini, ai galatinesi stessi, perché è importante pure, i turisti poi partono e se ne vanno, i galatinesi rimangono, quindi è con loro che dobbiamo andare avanti. E eravamo rimasti d'accordo di raccogliere queste firme. Noi ci siamo impegnati, ne abbiamo raccolte più di 600. E che adesso dovremmo presentare. Oggi abbiamo fatto la situazione, oggi dobbiamo presentarle, e dobbiamo adesso presentarle per vedere di cambiare questa situazione.
No, adesso arriviamo al dunque, a quello che è successo con l'assessore Garzia. A quello che è successo, praticamente i fatti risalgono a sabato sera, quando il mio ragazzo è andato presso il partito PSI, penso sì. Che sia, presso il PSI, proprio per trovare, per poter parlare con l'assessore Garzia. Praticamente questo è dato, Cristian in questa settimana non era stato bene, è stato in ospedale, vedendo me che mi lamentavo tutto il giorno, che andavo da lui a dirgli che non avevo guadagnato niente, che non avevo incassato niente, avevo fatto 20 euro, 30 euro così, proprio esasperato da questa situazione, sapendo di dover far fronte a tante spese, uno che apre un'attività nuova c'ha tante spese, tante cose da pagare, tanti impegni, arrivati a fine settimana dopo aver guadagnato 200 euro un'intera settimana, come facciamo noi a pagare tutte queste cose? Arrivato a questo, esasperato, proprio l'esasperazione l'ha portato ad andare a trovare l'assessore Garzia, al quale ha detto testuali parole: voi ci avete rotto le gambe, nel senso che chiudendo questa piazza ci avete rotto le gambe, adesso ve le rompiamo noi. Ma non voleva essere una minaccia, ve le rompiamo noi sempre politicamente, raccogliendo le firme, parlando male di loro in una eventuale futura campagna elettorale, non sostenendoli più. Cioè, rompendo le gambe sempre politicamente, non a titolo personale, nel senso della parola. Questo è un modo di dire, un luogo comune. A Gratina si usa dire questa frase. Io mi ricordo quando eravamo piccoli che ce le dicevano i genitori nostri, quando non stavamo fermi: stai fermo, non ti muovo, ti spezzo le gambe. Mica ce le spezzano davvero. Questa non era una minaccia, assolutamente non voleva essere una minaccia. Questo è stato un modo di dire. Sicuramente sono stati sbagliati i termini, sicuramente sono stati sbagliati i modi, però ripeto, tutto è partito da una rabbia per questa situazione che ormai non riusciamo più a sostenere. Diciamo, è stato un momento di sfogo in quell'attimo. Di sfogo. Dicendo sappiamo dove trovarti, non significa che lo dobbiamo andare a trovare sotto casa, significa che noi sappiamo trovarti, nel senso che sta al partito, nel senso che andremo tutti quanti, noi, tutti i commercianti, a parlare con lui, perché sappiamo dove trovarlo, ma intendevamo questa cosa. Non c'era bisogno di arrivare a una querela per un fatto del genere. Forse è stato un po' esagerato come gesto, diciamo così, però io penso che davanti a questa situazione di crisi, a questa rabbia, bisogna anche comprendere queste cose. Quindi adesso cosa chiede l'associazione, la caffetteria e quant'altro? Cioè, il ripristino del senso di marcia? Noi speriamo di poter ripristinare il senso di marcia come era prima, almeno per questi mesi, e poi di chiudere la piazza ogni volta che c'è la manifestazione, il periodo di Natale, a Carnevale, a Pasqua, e poi la chiudiamo quest'estate, quando ci sono, nel periodo estivo, quando ci sono i turisti, quando noi stessi ci impegniamo bene. Noi quest'estate non abbiamo chiuso un giorno, siamo stati sempre aperti. Non abbiamo fatto nemmeno il giorno di chiusura, il turno di chiusura settimanale. Abbiamo sempre lavorato. Perché? Perché ci crediamo. Io ho aperto questo bar perché ci credo in questa piazza, ci credo ai turisti, altrimenti non sarei venuta ad aprire in questa piazza. E ripeto, noi non vogliamo minacciare nessuno, non vogliamo arrivare a questo, noi siamo pronti al dialogo, io sono pronta a qualsiasi tipo di iniziativa, qualsiasi cosa che mi viene proposta, sempre per rendere bella la piazza, per Galatina, io la accetto. Però non in questa maniera, non imposta, non senza interpellarci, non in questo periodo. Qua stiamo parlando di un periodo di crisi mondiale, non possiamo dire a delle famiglie, a me come a altre attività qua commerciali, dovete stringere i denti e andare avanti. Non si può andare avanti, non ce la facciamo. Seguiremo il decorso vi ringrazio di tutto quello che succede. Siete stati presenti e speriamo di risolvere tutto, principalmente che venga ritirata questa querela, perché non ha senso. Noi non volevamo minacciare, ripeto, non volevamo minacciare nessuno. È stato uno sfogo di rabbia dopo una situazione arrivata al collasso, dopo una settimana senza incassi, dopo sapendo che il lunedì noi dobbiamo andare a pagare un sacco di cose, un sacco di tasse. Questa è stata la situazione. Cioè, questa è stata la situazione. Va bene, con Tommaso Calò, altro commerciante del centro storico. Allora, Tommaso, ci descrivi quello che sta succedendo questo pomeriggio qui vicino alla Basilica di Santa Caterina. Io vorrei approfittarne innanzitutto, come prima cosa, per chiedere all'assessore Garzia un incontro. Glielo chiedo pubblicamente, un incontro con i commercianti che stanno attraversando un periodo difficilissimo. Si tratta di economia familiare che praticamente a un certo punto si è fermata con tutto quello che ne consegue, e sono delle cose davvero gravi. Tra l'altro, noi pensiamo che il centro storico debba essere chiuso, per carità, tutti noi lo vorremmo chiuso, così come si dice, come Lecce, come Otranto. Lecce e Otranto comunque sono delle realtà diverse da Galatina, e questo è, diciamo, negli occhi di tutti, lo vedono tutti. Vanno fatti dei passi, non va chiuso solamente una zona, vanno fatti dei passi che sono il censimento dei locali chiusi. Se voi fate un giro, penso che lo
sapete che la maggior parte dei locali nel centro storico sono chiusi, vanno dati degli incentivi magari o degli sgravi, magari non degli incentivi ma anche degli sgravi a chi può popolare il centro storico. Così facendo, così come qualcuno ha detto che se non si riesce ad andare avanti ce ne possiamo andare dal centro storico, così facendo si uccide il centro storico, cioè si spopola praticamente, in parole povere. Quindi questa è la situazione. Galatina vuole fare un passo avanti, vuole iniziare a chiudere, bene, facciamolo domenicalmente, facciamolo durante il periodo estivo, quando comunque c'è quel piccolo, quell'afflusso turistico che quest'anno è stato, diciamo, abbastanza buono, che possa permettere a queste attività di andare avanti. Poi man mano si faranno altri passi, ma soprattutto vorremmo farli insieme, ecco, questo insieme è l'amministrazione. Sì, questa democrazia cosiddetta, questa politica partecipata, vorremmo che fosse veramente per una volta messa cioè effettuata, messa sul tavolo, metterci di fronte e parlare senza che succedano quello che è successo, che per carità non succederà più, è stato dovuto soprattutto a uno scatto d'ira, niente di più. E basta, questo è quello che vorremmo. Ripeto, chiediamo ancora una volta all'assessore Garzia un incontro.